Prosegue senza sosta e con un enorme successo di pubblico il Giffoni Film Festival, che andrà avanti fino al 30 luglio a Giffoni Valle Piana in provincia di Salerno. Tanti gli artisti italiani che si stanno alternando sul palco del Giffoni Music Concept, condotto da Nicolò De Vitis e Giulia Salemi. Dopo le due serate di apertura con Francesco Gabbani ed LDA, il sabato sera è stato il turno di Giorgio Moretti prima, Fasma poi e Tananà in chiusura, con quest'ultimo che ha fatto impazzire Piazza Fratelli Lumière con la ripetizione per ben due volte del brano esibito a Sanremo 2022, Sesso Occasionale. La domenica invece l'esibizione del gruppo romano Follia, formato da Alessio Bernabei, Francesco Pierozzi, Alessandro Presti e Riccardo Ruiu, anticipati dall'artista emergente vicentino Gianmaria, hanno chiuso il weekend. La nuova settimana è iniziata con la musica di Albe prima e Mr. Rain poi. Ricordiamo infine l'appuntamento del 27 luglio con Mara Sattei, che condividerà la serata con l'artista abruzzese Casa di Lego. Di seguito le parole di un giffonese doc, Massimo Di Mauro, che ha vissuto i cambiamenti del festival sin dai suoi inizi e ha parlato anche delle sue vacanze abruzzesi. La settimana, i 10 giorni di Giffoni Film Festival sono, per me che abito qui, sono una cosa eccezionale, nel senso che c'è un'atmosfera particolare, soprattutto per chi non è abituato ad avere tante persone attorno a noi. La magia di Giffoni, ci sono tanti ragazzi dalla giuria ed è bellissimo stare qua in questi 10 giorni. Ma per una piccola realtà come Giffoni il festival è nato veramente con pochi mezzi, con poche persone. Dà un'idea di Claudio Gubitosi, il direttore artistico, è nato con poche risorse, poi l'idea è stata vincente, l'idea è piaciuta un po' in tutto il mondo e quindi praticamente nel tempo il nome di Giffoni, il nome del festival si è veramente, ha fatto il giro del mondo, si può dire. Ma io in Abruzzo sono venuto soprattutto la parte la parte della montagna, quindi il parco, mi ricordo Sulmona, mi ricordo Roccaraso, Pescasseroli, li sono venuto col bimbo. Mi manca la parte del mare, questo mi riprometto di venire, perché la parte della montagna, quello che ho visto, quello che ho visitato è stupenda, è veramente qualcosa di eccezionale. A parte l'aria che si respira bene, l'aria proprio pura, però mi riprometto di venire perché mi manca la parte del mare, quella là mi hanno parlato bene anche di quella, però no, non ci sono stato, spero di venirci presto.